Aiuto! Ippocrate, è un bene che tu sia qui. Lo è? Guardati intorno. Atene sta morendo. Secondo te di che cosa si tratta? Non lo so. Quello che so è che uccide indiscriminatamente. Ricchi, poveri, filosofi e contadini. E non posso fare nulla per fermarla. Che cosa succede alle vittime? Dissenteria, sfoghi pustolosi, febbre violenta, pallore, sudorazione. Molti sono morti nei loro stessi escrementi. Non c'è proprio niente che si possa fare. Ho cercato di alleviare le sue sofferenze. La pestilenza si diffonde con le escrezioni dei malati. Ne sono certo. Bisogna bruciare i corpi. La tua compassione per la gente mi colpisce sempre. Purtroppo posso solo donare compassione. Gli dèi mi hanno mostrato quanto sono diventato arrogante. Siamo solo dei mortali. E gli dèi ce lo ricordano appena ne hanno l'occasione. Mi serve aiuto per bruciare i corpi, Cassandra. I fanatici si aggirano per le strade tentando di ostacolare il mio lavoro. Che fanatici? I seguaci di Ares. Idioti superstiziosi. Credono che bruciare i corpi sia un sacrilegio e mi hanno attaccato. Riesci a crederci? I seguaci di Ares non mi preoccupano. Ti aiuto a bruciare i corpi. Tito Tudon! Spero che il peggio sia passato. Oh, Anthrope! Un altro corpo al sicuro dai fanatici. Non ce ne sono più. Cassandra, sei tornata! Devo scappare, scusami! Aspetta, dove? Torno presto! Ci vediamo da Aspasia! A volte penso che sia troppo simile a me. Amici, so che siete infuriati e avete pieno diritto. Perché si... Cassandra, è bello riaverti con noi.
Non ho mai visto niente del genere. Chi non muore per la pestilenza corre impazzito per le strade. La morte dilaga ed è solo un avvertimento. Troppo a lungo abbiamo ignorato ciò che davvero ci affligge. Cleone. Come puoi preoccuparti di lui in un momento del genere? Ah, sotto il suo regno, Atene perderà la libertà e la gloria che l'hanno resa quella che è. È ora di trasformare le mie parole in azioni. Come? Lo scoprirai insieme a me. Capite? Pericle è malato! Non incolpatelo per questo! Incolpatelo per aver scatenato la maledizione che attanaglia la nostra città! Non mi aspettavo di vederti. Cosa credi di fare? Stai portando questa gente alla follia! Tu non hai visto ancora nulla! Renderò Atene di nuovo grande! Siamo ateniesi! Risolviamo i conflitti con la democrazia! Poi è arrivato il momento in cui le parole non bastano. Il popolo deve agire. Un tempo il nome di Atene era noto in tutto il mondo. Aspasia! Oh, Cassandra, sei tornata ad Atene. O a quel che ne resta. Il mondo che abbiamo costruito si sgretola ai nostri piedi. Sembra di essere su un campo di battaglia. C'è la stessa violenza. Vogliono la testa di Pericle. Come se dovesse saper gestire questa catastrofe. Nessuno può essere pronto alla fine del mondo. Sono qui per parlarti. Ho scoperto delle cose su mia madre. Il suo nome, la sua nave. Cassandra, non è il momento. Pericle sta morendo. Non vuole vedermi. Non lascia entrare Ippocrate nella sua stanza. Farfuglia solo di tornare al suo prezioso Partenone. Pericle è un uomo forte. Di certo resisterà alla malattia. Hai sentito la folla. Non può più difendersi. Morirà senza gloria. Atene lo ha conosciuto molto più a lungo di quanto non conosca questa pestilenza. Lui gli ha dato voce. I traguardi che ha raggiunto parleranno per lui. Ah, Pericle ha bisogno di cure e solo gli dèi sanno perché non mi fa entrare. Ha rispetto per te. Potresti andare da lui. Posso provarci? Se lo farai, troverò il tempo per parlare di tua madre. Ma ora ha bisogno del tuo aiuto. Tentiamo. Sono Cassandra. Sì, vieni pure. È imbarazzante. Una persona così forte che mi vede in questo stato. A me sembri in ottima salute. Dillo ad Aspasia e si preoccuperà un po' meno per me. Ecco delle medicine. Ah, sì. Di solito è Febe a portarmele. Almeno sono vivo, ma non posso dire lo stesso della mia città. È l'ombra di ciò che era. Beh, ora appartiene a Cleone. Sarà lui a risollevarla da questo stato pietoso. Voglio vederla coi miei occhi. Vieni sul balcone. Molte cose sono cambiate. Non riesco nemmeno ad alzarmi per guardare la morte in faccia. Ti rimetterai presto se lascerai che Ippocrate ti curi. È la mia ora. La pestilenza non fa favoritismi. Temo di aver deluso Atene. La sua gente. Aspasia. No, non è così. Sei gentile, ma ho perso. Aspasia ha bisogno di protezione, così come la città. Credevo di aver ottenuto il favore di Atena, ma pare non sia così. Dovrei essere là fuori, nelle strade. Verresti aggredito. I cittadini sono in rivolta e Cleone non fa nulla per calmarli. Grazie agli dèi, Cleone non mi vedrà in questo stato. Ma è tutto ciò per cui posso ringraziarli. Non ho più il loro favore.
Gli dèi hanno voltato le spalle ad Atene. Questo posto è irriconoscibile. Sembra il Tartaro. Il destino di Atene è segnato. Possiamo solo attendere. Dovresti tornare dentro. Hai bisogno di riposo. Dovrei tornare nel Partenone, il mio più grande lascito ad Atene. Ci serve il favore degli dèi. Ma Aspasia... Aspasia ha ragione. Ha quasi sempre ragione. Ma non su questo. Sì, tornerò dentro. Grazie, Cassandra. Dì alla mia Aspasia che ho fatto il bravo e ho preso le medicine. Lo farò. Ehi, aiutatemi. Non riesco a muovermi. Pericle mi ha fatto entrare. Ha preso le medicine senza lamentarsi. Grazie. Qualcosa non va. Febe doveva già essere qui. L'ho vista tra la folla. L'ha inviata da qualche parte. L'ho mandata da Anastasio a cercare un traghetto. Appena Pericle sarà in forze, lasceremo Atene. Dobbiamo farlo. Ma non è più tornata. Sono sicura che sta bene. Aspasia, c'è una pestilenza. Hai visto le strade? È solo una bambina. Dalle la fiducia che merita. È molto più sveglia di quanto non fossi io alla sua età. Ho detto a Pericle che la setta è ad Atene. È troppo pericoloso. La setta? Pensavo fosse la malattia a farlo delirare. Vado a cercarla. Dov'è la casa di Anastasio? È appena oltre l'Odeon di Pericle. Caire. Deve essere il posto giusto. Questo è per quello che hai fatto alla mia famiglia.
Grandi dei, cos'è successo qui? È disumano. Hanno voluto inviare un messaggio. Deimos sta tenendo fede alle sue minacce. Meno male che Febe non era qui. Speriamo stia bene. Terra, madre di tutto, io ti saluto. Mi dispiace. Cassandra, stai bene? Devo parlare con Aspasia. Prima dobbiamo trovare Pericle. È scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Cassandra! Mi dispiace. Febe. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirla. Sì, amico mio. Sono d'accordo. Eccoti, Cassandra. Presto, Pericle potrebbe essere dentro. Che ti prende?
Febe è stata uccisa dai soldati della setta, prima che potessi raggiungerla. No, no! Febe! È morta per strada, da sola! No, tu l'hai trovata. Non era sola. Io lo so quanto ti fosse amica. Non permetterò che la facciano franca. Devi combattere per lei. Aspasia, sei qui. Ci sono tracce di Pericle? Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro. Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle... Presto! Distruggerò tutto quello che avete creato. Atene è mia. Pericle! Fuori dai piedi. Tutto è perduto. Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia invano. Mai.